progetto che state ascoltando si intitola Liquid Walls e ha come prerogativa quella di presentare un progetto che mette in gioco diversi stili musicali, la parte strutturata, la parte improvvisata, la parte più legata quindi all'aspetto dell'interpretazione, della lettura musicale, della composizione, quella invece più legata all'aspetto creativo. Un po' tutti i brani hanno questa caratteristica e soprattutto quella di mischiare diversi stili interpretativi e stili musicali, alcuni più vicini alla musica classica, anche con strumenti più legati al repertorio classico, come ad esempio il fagotto e il clarinetto, ma anche più vicini ad altri stili, altri ambiti, al rock. Quindi utilizzeremo diversi ambiti, diversi colori musicali in modo da raccontare una storia. Infatti l'idea del progetto è quella di contribuire a rappresentare la realtà quotidiana, sociale, da diversi punti di vista. Le pareti liquide sono appunto quelle legate al discorso dell'unione tra diverse modalità, diverse visioni della realtà. L'unione che in questo caso, che solitamente diciamo, è difficile da ottenere e è rappresentata da una distanza di vedute, ma l'unione che viene data dalla musica in questo caso. La musica dal punto di vista dell'immaginativo, della mia immaginazione rispetto a questo progetto, rappresenta il viaggio. Quindi ho pensato a questo progetto pensando proprio dal punto di vista narrativo a un percorso che cinque personaggi realizzano in 10 realtà sociali apparentemente separate, che io ho rappresentato attraverso dei pianeti che hanno caratteristiche sociali molto differenti e anche espressive molto differenti. L'intero progetto quindi rappresenta una sorta di diario di bordo di questo viaggio. Il primo brano che avete ascoltato si intitola Blue Corner, il viaggio iniziale. Il secondo brano si intitola Continuum. Thank you.
Thank you.
Thank you.
già stiamo avendo un po' discusso le cui origini non sono proprio conosciute, non sono noi sconosciute, cioè nello spazio più oscuro, e non sappiamo esattamente da dove derivi. C'è chi sostiene che il pianeta è legato a delle alghe di legno. Un ristorante vuol dire un pianeta. Pianeta ristorante. E altri vicino. Qua è vicino. Dove? Magatone. In realtà il brano si intitola, potrebbe intitolarsi anche, Megatone.
Carlotta, Sasso Ferrugo e Carlotto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
prima di passare all'ultimo brano del concerto, ripresenti i musicisti. Roger Rota, saxo tenore. Ringrazio tutti quelli dell'organizzazione per averci invitato, grazie mille al pubblico per essere intervenuto e spero che il viaggio e la serata sia stata di vostro gradimento. L'ultimo brano che ascolteremo, che ascolterete, si intitola Drops.
Thank you.
Grazie.